Amici di Onda Libera, siamo in collegamento Skype con Paolo Boiano. Abbiamo già conosciuto Paolo Boiano in precedenza, è il vice segretario generale della DIRSTAT, il sindacato dei dirigenti e direttivi pubblici. Ecco, l'abbiamo sentito in precedenza in occasione della sentenza della Corte Costituzionale che dichiarò illegittima la normativa che disciplinava la nomina dei dirigenti delle agenzie delle entrate. Allora, dottor Boiano, in seguito a questa vicenda, qual è lo stato dell'arte in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica? La ringrazio innanzitutto per questa opportunità, ma le devo dire che da marzo 2015 nulla è cambiato, in quanto che le agenzie fiscali non si sono adoperate per porre un argine a tale problematica, per cui si ipotizza la delega delle funzioni, si ipotizza un trattamento economico per far sì che questi funzionari delegati alla firma di atti e quant'altro potessero sbarcare in lunari tenuto conto del danno economico ricevuto. Ma la cosa grave è che a distanza di 3 mesi non si è in grado di prendere una iniziativa pagando per tutti, perché nel nostro ordinamento sono previste le procedure concorsi. Praticamente se loro avessero avviato dal momento in cui si è avuta la sentenza della consulta tali procedure, avremmo guadagnato già 4-5 mesi, perché parliamoci già, questi signori che si atteggiano a fare le riforme, la riforma della pubblica amministrazione così come è uscita dalla Camera dei Deputati, adesso andrà in ultima lettura ma senza porre alcun altro correttivo al Senato, non è una riforma pagante, perché noi non possiamo accettare una dirigenza precaria, il dirigente licenziabile, questi già ci sono nelle leggi dello Stato, se il dirigente non fa il proprio dovere viene sottoposto a regolare procedimento disciplinare e se meriti il licenziamento ha licenziamento, non c'è problema su questo, ma vogliamo una dirigenza effettiva, una dirigenza dove colui il quale assume certe iniziative non può essere contrastato certamente dalla politica. Il dirigente pubblico deve rispettare le leggi dello Stato, punto e basta. Allora che significa la dirigenza, il contratto rinnovabile e quant'altro? Cioè, è un sistema che non vede contenti nessuno. C'è nella pubblica amministrazione una situazione incandescente, perché praticamente il dirigente non si vede tutelato da niente. Nella pubblica amministrazione c'è stato sempre il motivo di migliorare la propria attività professionale per raggiungere il livello superiore. Tutto questo non esiste più. Il problema per esempio che è successo nelle agenzie fiscali, perché? Perché praticamente mancava un ruolo intermedio, la famosa vice dirigente o aria quadri che dir si voglia, che è stata contrastata da tutti i governi a partire dal 2002. Allora se ci fosse stata questa carriera intermedia non avremmo avuto questo fascio dell'annullamento da parte della Corte, prima della giustizia amministrativa e poi della Corte Costituzionale, di 1200 incarichi dirigenziali. Ora adesso sono crollate le verifiche fiscali. C'è una situazione incandescente nel senso che siamo a 1,5 miliardi da recuperare. Questi perdono ancora tempo, facciamo il concorso pubblico con le prove così, colà, perché entro il dicembre 2016 sarà fatto tutto. E per 1,5 anni, che cosa succede in 1,5 anni? Tornando un attimo alla sentenza della Corte Costituzionale, sì. Ecco, sono passati alcuni mesi, allora si sa niente circa gli atti illegittimamente firmati da questi dirigenti che sono decaduti? È un grosso problema, perché praticamente le commissioni tributarie provinciali e regionali, molte, stanno annullando gli accertamenti perché sottoscritti da funzionari che non avevano quella qualifica. Adesso il problema chiaramente si risolverà con Cassazione,
però oggi la maggior parte delle commissioni tributarie, sia provinciali che regionali, stanno annullando e accertamenti e cartelle esattoriali. Quindi si è creata una situazione tale di ingovernabilità, per cui l'aspetto ancora più grave è che qui si perdono tempo. Certo. Cioè praticamente, lo ripeto ancora una volta, quando il Ministero delle Finanze si accorse che non teneva più dirigenti per vari motivi che è inutile qui parlarne, vanno subito un buon posto, hanno due posti, non c'è trovato un posto. Naturalmente prevalse le migliori. E gli attuali dirigenti, che ne dicano questi signori, gli attuali dirigenti, sono tutti vincitori del concorso a 999 posti, compreso il direttore attuale dell'Agenzia delle Entrate. Allora, con questo accontento generale, tutte le promesse fatte dal Presidente del Consiglio di recupero dell'evasione fiscale, di diminuzione della pressione fiscale e quant'altro, sogniamo nel solito campo delle enunciazioni, perché se non si comprende che la gestione della pubblica amministrazione non può essere a senso unico. Loro questo non ascoltano i sindacati, non ascoltano, cioè praticamente loro vogliono gestire così come hanno gestito fino adesso e con questi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Certo. Bene, dottor Boiano, noi la ringraziamo, lei è sempre gentilissimo come al solito, la salutiamo. A lei, grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Amici di Onda Libera, un saluto.